Il primo talk di questa sera è di Filippo che ci parla di Innovation. Grazie. Ciao a tutti, sono Filippo De Pretto, vi presento appunto Innovation Camp. Ma cos'è Innovation Camp? È un corso interuniversitario tenuto da un imprenditore chiamato Augusto Coppola e mira appunto a riunire queste 20 persone in un luogo della Lumiere in modo che riescano a realizzare un'idea di business in 7 giorni. Le persone che vengono selezionate, almeno quando sono qui, erano veramente fantastiche, erano tutti concentrati solo perché c'ero io. Ed eravamo focalizzati a realizzare la nostra idea. Questo, adesso vi racconto la mia storia, insomma, come sono entrato in Innovation Camp. C'è stato Amir Bellisera che mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, c'è questa occasione incredibile, prova a darci un'occhiata. E ovviamente, essendo professore, docente di Padova, eccetera, mi dice una cosa del genere, mi faccio: certo, come no, adesso ci do un'occhiata, però diciamo che ero un pelino pieno di cose da fare, dato che avevo lo stage, eccetera. Allora dico: vabbè, iniziamo a guardare cosa si tratta. Intanto, il tutto viene tenuto appunto da Lumiere, vicino a Roma, in Lazio, e è una ex base NATO, come vedete sulla destra, immersa nel verde, e sei un po', diciamo, fuori dal mondo, tra virgolette, no? Proprio perché l'obiettivo è quello di focalizzarti esclusivamente sulla realizzazione della tua idea. Ma andando avanti, comincio a leggere, c'è scritto che dovremmo giocare a rugby. E ovviamente io direi che non so nulla, quindi comincio a essere sempre più preoccupato. Andando avanti a leggere, abbiamo 90 secondi per presentarci a tutti gli altri, in modo che veniamo poi selezionati per far parte dei vari gruppi, e trovandoci davanti a 20 sconosciuti dobbiamo anche trovarci un compagno di stanza per passare questi 7 giorni, ovviamente scelta non facile in pochi minuti con completi appunto sconosciuti. Sconosciute sembra la foto. Anche sconosciute. Poi il bello era che non c'era l'aria condizionata, quindi se c'era caldo ci attaccavamo. E in questi giorni c'erano ben 10 talk e workshop, e diciamo che cosa non banale, perché erano tenuti da imprenditori in gamba, da investitori e da docenti universitari, che sono stati appunto molto interessanti. E durante questa settimana bisognava fare 3 pitch, quindi 2 di prova e 1 finale davanti agli investitori, non è per niente banale, diciamo, con feedback molto pesanti. E facendoci 2 conti, allora abbiamo il rugby all'inizio, il pitch finale, più 2 pitch in mezzo, più 10 talk e workshop eccetera durante il giorno, quindi in 5 giorni dovevamo fare una barca di roba. Ovviamente noi dovevamo anche sviluppare la nostra idea nel mentre, e quando l'abbiamo fatta, di notte. Questa è l'ultima giornata praticamente, dove il povero Johnny ha ceduto, e quindi avevamo una media tipo di 2-3 ore di sonno a notte. E questo appunto mi pare che fossero verso le 5 quando ho scattato questa foto qua. Quindi, vedendo tutte queste cose, no, ci penso un attimo e dico: ma cosa facciamo? Facciamo questa cosa o no? E ho detto: cacchio, lo facciamo, perché secondo me è una figata pazzesca. Allora, adesso volevo far vedere il video. Vediamo se riusciamo a farlo partire. No. Thank you.
Deve dire ognuno
una cosa, diciamo, che non gli è piaciuta su questa presentazione nel modo più sincero possibile. Quindi roba del tipo, quel mock-up fa schifo, quella roba là non si può vedere, no? Proprio sincerissimi. E la cosa divertente è che voi non potete rispondere, voi potete soltanto scrivere, potete segnarvi le cose che loro non hanno capito, perché l'importante non è quello che voi intendevate, ma quello che poi è emerso, insomma, dalla presentazione, quello che si è capito. Quindi se voi intendevate altro, ma si è capito la roba sbagliata, avete sbagliato voi. E quindi un total blast, nel senso che poi lui arrivava alla fine e vi arrava completamente, finiva l'opera, perché ovviamente lui ne sa moltissimo e i suoi consigli erano molto preziosi. A questo punto però, secondo me è interessante anche vedere chi ha vinto, perché ovviamente da un'esperienza così uno si immagina, no, che esca il più figo di tutti, no? Quello, il gruppo migliore di tutti, con quelli più geni di tutti, e quello che ha vinto è Johnny, assieme al suo gruppo, proprio perché secondo me, anche secondo Augusto, all'inizio è abbastanza impredicibile, diciamo, chi vincerà, proprio perché sono tutte persone in gamba. Ovviamente il suo gruppo era particolarmente bravo e aveva, insomma, uno tra i tanti, Nicola Greco, per chi lo conosce, ma i primi due pitch erano stati completamente asfaltati, perché per dire a metà si erano anche bloccati, all'ultimo sono arrivati con la demo e ci hanno asfaltato noi, e quindi insomma meritatissimo sicuramente. A questo punto uno si può chiedere, ma vabbè, hai fatto questa esperienza, sei andato là 7 giorni, ma è finito tutto lì o è continuato? In realtà è continuato anche dopo, tanto che questa è l'ultima riunione nazionale, che adesso siamo in 330 alunni, quindi persone che hanno già fatto Innovation Lab o Innovation Camp, e c'è appunto un gruppo segreto su Facebook dove sono iscritti solo quelli che hanno partecipato a questa esperienza qui. E io lo trovo, diciamo, un gruppo molto più interessante rispetto a un indigeni digitale o un startup italian, sì, come si dice, per diciamo il discorso qualità, cioè, insomma, il rapporto di fuffa che c'è dentro, perché ormai ci posta di tutto e è una cosa invivibile, mentre qui, diciamo, le cose interessanti sono il 90%. E infine due parole su Innovation Lab, che tra l'altro adesso inizia il 30 febbraio, quindi se vi interessa vi conviene stare attenti e non perderlo. A Roma inizierà a marzo e diciamo l'esperienza è abbastanza simile, perché più o meno gli interventi sono più o meno sulla stessa risma, solo che sono più dilatati nel tempo, quindi si parla di 2-3 mesi ed è meno devastante, insomma, di un camp dove stai là 7 giorni e fai solo quello. Però secondo me anche la devastazione poi, insomma, ti dà un ritorno, perché è un'esperienza molto più coinvolgente, secondo me. Poi io il lab non l'ho fatto, per cui non mi esprimo oltre. E sarebbe bello, secondo me, fare anche il Venture Lab nel 2014 qua in Veneto. Quest'anno si era pensato di farlo, ma per vari problemi non si è riuscito, per cui chi è interessato magari si può vedere di farlo, magari se qualcuno conosce, eccetera, vediamo cosa si può fare. E ho finito, quindi vi ringrazio. Poi c'è il Twitter e la fanpage di Innovation Lab per chi è interessato. Ci sono domande? I progetti che avete presentato erano legati a tutti il web? Progetti erano di tipo che non hai parlato? Mi rendo conto che quello che ha vinto ha portato il suono 3D, che adesso è difficilissimo da spiegare, perché loro ci hanno provato e non sono riusciti, però hanno vinto perché sono arrivati là e hanno detto, bene, io non riesco a spiegartelo, quindi prendi la demo, ascoltatelo e tutti così, e hanno vinto perché era una finale effettivamente. Cioè, detta un po' così, tu sentivi, per esempio, c'era uno che ti taglia i capelli e sentivi quello che si spostava dietro. Cioè, non è più un Dolby Surround, che sei un po' più forte a destra, un po' più forte a sinistra. Con sì. Due fonti. Cioè, usavano delle tecniche, cioè, di modifica delle onde con dei vettori, non so cosa, però è una metodologia che qui a Padova, siccome c'è il centro di sonologia computazionale, è abbastanza interessante. E quindi volevano fare, diciamo, un software che ti permetteva di fare in modo digitale e non in analogico, come si fa adesso con i microfoni, e poi vendere licenza al software audio. Gli altri invece nel rapporto percentuale quanti erano semplicemente dei prototipi? Allora, ho fatto conto che c'era un altro che era un telefono per sordi, quindi era un'application più che altro mobile,
mobile che ci ordina da casa praticamente, e poi ce n'era un altro che era un sito internet sul dog keeping, quindi tipo babysitter per i cani, e insomma non me li ricordo tutti, però insomma non erano tutti web, però non è indispensabile. Stavamo tecnologico forse che era. Basta che fosse una startup che scalasse, insomma, ti sei soldi. Poi il resto è importante. Qui chi è organizzante o organizzante? Augusto Coppola, che è appunto un imprenditore di Roma, che ha fatto un paio di startup, una che gli è andata bene, una che non gli è andata bene, però insomma è molto conosciuto nell'ambito romano perché è promotore di molte iniziative comunque, sempre vivo. Ma non ha fatto da solo? No, ci sono, c'è anche Roberto Magnifico che è l'altro che lo collabora con lui, e ci sono dei docenti anche dell'ingegneria a Roma. Adesso non mi ricordo tutti i nomi, però comunque c'è il sito internet di tutti, e che poi lui ci segue effettivamente, è diciamo la guida, tutti quello conoscono, poi gli altri più o meno, più o più meno, ecco. Allora, voi avete fatto le selezioni? Sì. Quanti candidati c'erano? Mi pare che fossimo 80-90 candidati. Ok, presi 20? Presi 20. Un curriculum di una pagina e una lettera motivazionale. Cioè, voglio dire, le spese di sto campo, chi è che è sostenuto? Questo signore qua. Infatti loro spendono, diceva, un bel po' di soldi proprio perché loro ci credono sull'innovazione e sul far crescere i giovani, e comunque poi loro hanno anche, sono anche dentro Elabs, che è un incubatore a Roma, per cui poi hanno modo in ogni caso, diciamo, di selezionare giovani per poi incubarli nella... in Elabs. Adesso stavano cercando di vedere. Ma quanto colpino? Sono 10.000 euro? Cosa? Di spese. Io chiaramente si parlava di 500.000, se non ho capito male. No, in una settimana non è possibile. No, non solo di questo, anche di Invention Lab e di altre iniziative che fanno. Ma che Invention Lab è per 3 mesi. No, ma dico, solo per numeri. So che Innovation Lab sono 3 mesi, uno a Trento, uno a Roma, più appunto Innovation Camp, più fanno tipo le reunion, li fanno un sacco di cose, per cui mi dicevano che spendevano abbastanza, infatti stavano cercando, diciamo, un business model per riuscire a contenere un po' le spese, ma diciamo che il loro obiettivo non è far soldi, è proprio creare questo tipo di associazioni. Ci vogliamo fare dopo l'anno prossimo. No, ma spendono loro i soldi, è proprio non. Il problema tecnico è che bisogna cominciare le varie università, quindi tipo Verona, Padova, Venezia, eccetera, a darci gli spazi, a organizzarlo, eccetera. Quindi non c'è gli spazi all'università? Perché comunque lo facciamo all'università, in un solo anno si va all'università. Poi non è obbligatorio, però insomma di solito si fa così, una lezione tipo in un'università o in un'altra, così. Non è un migliore, però se volete si può discutere. Se volete farlo in una ex abbandonato, cioè... No, questo è l'Invention Camp. Per farlo in Veneto intendevo l'Invention Lab, che è quello di 3 mesi. Che adesso c'è a Trento e a Roma, e a febbraio e marzo. Sì, è là, quante persone guardate? Mi pare che fossero un po' di più, però questo non mi ricordo esattamente. Non parliamo. Comunque diciamo, a Venezia si può trovare qualche contatto. Cioè, so che a Mirba di Sera era molto interessato a portarlo perché lui piace moltissimo l'idea, che è anche simile tra l'altro a quello che fa lui al suo corso, poi lui ha il suo metodo che è diverso di quello di Augusto, però appunto lui provava e quindi cercava, però solo non è riuscito a farsi quest'anno. So che stava cercando per l'anno prossimo, se qualcuno mi dà una mano per mettere a fare. Sì? Ma al vincitore? Poi, il vincitore poi, ha effettivamente cominciato una startup o ha vinto e se n'è andato a casa? No, perché allora diciamo che secondo me sono un po' più didattici come progetti, nel senso che Nicola Greco, che era quello che ha avuto l'idea, lui aveva già Bruno App, che era un'applicazione sulla sentimental analysis, sostanzialmente tu, detta proprio velocemente, chiedi a questa applicazione cosa pensa la gente di un certo hashtag, faccio per dire,
e quindi lui ti dice magari il 60% pensa a cose positive e il 40% negative, e è utile diciamo per vabbè, tipo campagne politiche piuttosto che tutte indagini insomma, a livello aziendale. E quindi loro hanno questa startup qua che se non ho capito male comunque sta andando abbastanza bene, per cui non avevano la possibilità di partire con questa idea. Le altre so soltanto di, del telefono per soldi che adesso lo stanno facendo effettivamente. Ma finanziato da lui o...? Erano entrati a Enlabs, solo che il telefono per soldi non... cioè fatturava, però non fatturava tanto quanto speravano loro. Cioè se non sbaglio loro parlavano di fare 500.000 euro entro un tot, tipo un paio d'anni, non so. E loro non ce la facevano a riuscire a fare così tanti soldi, però l'investimento era molto più basso e comunque non li hanno, presi, però adesso so che lo volevano fare lo stesso. Okay. Ah, il modello suo è tipo HFAD, quindi lavori, poi se compriamo, se è successo, ci compriamo noi e ci vendiamo agli altri, no. Oppure è un altro tipo di modello di business, intendo. Se io vado all'innovation camp e ho un'idea, spero anche che questa idea abbia una utilità dopo di innovation camp. Allora, diciamo che cioè, la sua attività è molto legata principalmente alle persone che ci stanno. Diciamo che non c'entra niente con il SPARM. No, nel senso, non è proprio quel modello, perché questi non sono questo invece là non è un incubatore. Okay. Enlabs è un incubatore e Augusto lavora a Enlabs, però sono due cose separate. Tu puoi andare lì e l'obiettivo è imparare, okay? Non è l'idea di per sé. Poi io per dirti, io sono andato là con la mia idea, quasi tutti avevano un'idea su cui volevano lavorare e io ho lavorato sul telefono per sordi perché avevo visto che la persona che lo faceva era una persona in gamba di cui insomma volevo partecipare con lui a questa esperienza anche per imparare e quindi gli ho dato una mano. Poi io dell'idea per sordi non ho avuto nessun ritorno perché io l'ho fatto è proprio a scopo di seguire. Oh, mi sembra che sul sito di Innovation Lab, no? Sì. Ci sia, forse l'hai detto anche tu prima all'inizio, dice questo è un corso che ti insegna a presentare la tua idea a un investitore. Esatto. Tu condividi questo fine oppure no? Sì, cioè, nel senso che non bisogna fare business plan, non bisogna fare prototipi. Loro per esempio quelli che hanno vinto l'hanno fatto, però tutti gli altri avevano almeno un mock-up. Ecco, non è l'obiettivo avere almeno un mock-up. L'idea appunto qual è? Che la cosa più difficile che si può fare è quella di convincere un investitore a darti dei soldi, ok? Per cui nel momento in cui sei capace di fare quello, sei capace di fare anche tutto il resto che è più facile, quindi tipo una presentazione davanti al professore piuttosto che insomma cose appunto relativamente più facili. E loro ti insegnano a fare questo, anche ti danno delle stime, ti dicono guarda se fai i grafici in questo modo, quindi fai per esempio previsioni a 5 anni è un suicidio pauroso perché vai a dire delle cavolate allucinanti, infatti loro ti limitavano, non mi ricordo se a 1 o 2 anni, a un anno se non sbaglio, con le previsioni proprio perché non dici, per non dire cavolate. Quindi l'obiettivo è quello, poi è crescita personale sostanzialmente, credo. A me è dato quello più che altro. Ci sono altre domande? Facciamo un altro applauso a Filippo, grazie.